a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, video raffica con tre notizie di mercato inerenti a tre giocatori diversi. E vi faremo un attimo il quadro sulle trattative riguardanti tali calciatori. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere puntualmente le notifiche di quando esce un nuovo video. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, siamo dappertutto, stiamo crescendo dappertutto, ma non si smette mai di migliorare, quindi ragazzi veniteci a seguire dappertutto. Su Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Telegram, siamo dappertutto. E vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Cominciamo da Camara. Boubacar Camara, centrocampista classe 99 del Marsiglia, che all'occasione può fare anche il difensore centrale, il quale per un lungo periodo è stato diciamo, visionato nelle mire del Milan, ma che, ed è questa la notizia, ultimamente è uscito un po' dai radar. Uno perché il Milan sta valutando anche altre ipotesi per quella zona di campo, due perché c'è una concorrenza forte sul calciatore che insomma promette bene, tra cui quella più agguerrita e della squadra che al momento è più vicina al francese, che è quella del Manchester United. Ripeto, il Milan sta valutando altre ipotesi, non l'ha completamente scartato, ma in questo momento è più lontano che mai da Camara, il quale ricordiamo si svincolerà dal Marsiglia a giugno. Non rinnoverà il contratto, quindi sarà acquistabile tra parentesi a zero, e sul quale ci sono anche interessamenti di altre squadre italiane tipo Roma e Juve, però ripeto, il club di Manchester, i diavoli di Manchester sono quelli al momento più vicini. Questa è la prima notizia. La seconda notizia riguarda il reparto difesa centrale, dove praticamente oggi è uscito un nome relativamente nuovo, ma nemmeno più di tanto, visto che in passato a volte è stato nominato, e parliamo di Yerry Mina, colombiano classe 94, sì, dell'Everton, che ripeto, già in passato era stato accostato senza che però nascesse mai una vera e propria trattativa. Il giocatore è in uscita dall'Everton, è un difensore, è un colosso alto, titolare della nazionale colombiana, dove fa coppia fissa con Sanchez del Tottenham. È un giocatore ben strutturato che però ha dei difetti legati chiaramente alla rapidità e alla velocità sul corto, perché sul lungo poi le lunghe leve lo aiutano. È alto 1,90, 1,92, 1,93 se non ricordo male, e questo gli permette di essere molto pericoloso sui calci d'angolo. Ecco, stile Botman per intenderci. Il difensore, il profilo è quello, nel senso stanno cercando qualcuno non a lato Mori, per intenderci, non con caratteristiche come Tomori, e quindi magari un po' più piccolino fisicamente, ma più veloce e rapido. Stanno cercando invece uno più alto, un colosso, che possa ben integrarsi nella coppia difensiva con Tomori in un futuro e nel presente.
Quindi ieri non c'è una vera e propria trattativa, è una richiesta, ecco, mettiamola così, di informazioni che no, entra a far parte della rosa di papabili con però altri profili tipo quello di Botman, che resta, Botman resta il preferito in assoluto. Le prime riserve di Botman al momento, ecco, come prima alternativa, forse come prima alternativa ci metterei Bremer al momento. La terza notizia, ed è quella più succulenta, quella un po' più interessante, ecco, mettiamola così. Riguarda Colomuani, che già conosciamo, classe 98 del Nantes, attaccante che duttile, può rivestire sia una posizione più centrale che come esterno di destra. Quest'anno, già l'anno scorso aveva fatto bene, quest'anno ancora di più, secondo l'Audisa sulla Gazzetta dello Sport, voce autorevole, per cui Milan sarebbe pressoché non voglio dire addirittura d'arrivo, però molto molto vicino al ragazzo, diciamo stimolato dal fatto che insomma il Milan avrebbe voluto prenderlo tranquillamente a giugno, anche lui a parametro zero, quando si svincolerà dal Nantes. Il fatto che ci siano più squadre interessate, perdonatemi, a Colomouani, porta il Milan ad accelerare un attimino i tempi, per cui potrebbe essere addirittura un rinforzo, per così dire, inaspettato di gennaio. In quel caso Pellegri potrebbe essere mandato in prestito da qualche altra parte per giocare di più. E Colomouani con un indennizzo minimo al Nantes entrare a far parte e sicuramente sarebbe entrare a far parte della rosa e sicuramente sarebbe un upgrade rispetto a Pellegri che insomma poco o niente ha fatto in questi 6 mesi. Sinceramente la voce di Laudisa è autorevole e assolutamente importante. Nutro un leggero dubbio che sia così vicina alla chiusura dell'affare, però magari Laudisa sa qualcosa che a noi al momento sfugge. Non mi dispiacerebbe sinceramente effettuare questo cambiamento, questo switch con out Pellegri e in Colomouani che può all'occasione, ripeto, occupare anche la posizione di esterno destro d'attacco. Questo è quanto ragazzi, io vi ringrazio. Vi ricordo gentilmente ancora una volta di lasciare un like al video, iscrivetevi, campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social, il mio personale di Instagram, il vostro Giuseppe Di Monte. Il sito internet www.acmilaninside.com con tante tantissime notizie pre e post partita. Domani ritornano le partite, quindi dobbiamo concentrarci sulla partita. Uscirà il video pre partita, poi le pagelle, l'analisi, tutto tutto sul sito, tutto sui social, dappertutto, Instagram, YouTube. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan.